Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazinga Zetto e bentornati su The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Allora, avete votato in pochi questa volta e vince per 2 voti a 1, mi pare, Isaac was good today. Andiamo? Allora, Isaac was good today. Come al solito, Isaac. Però partiamo con il Graal e la corona. Il Graal mi sembra che ci aumenti la vita di un cuore, infatti ne abbiamo 5, perché invece la corona ci fa tipo volare, ci aumenta le statistiche di 1 e compresa la vita, quindi partiamo molto forti. Il problema è che non dobbiamo battere il cuore, dobbiamo battere Satana. Isaac was good today, siamo un angelo praticamente, quindi mi sembra anche iconico il dover battere Satana. Iconico è purtroppo difficile. Perché sì che ultimamente ci sto riuscendo anche senza provarci a battere Satana, facendo tipo gli extra. Ok, libro di cucina va benissimo, però nel senso, devo trovare le cose giuste. Di solito, ultimamente sto riavendo il culo dei primi episodi. Potrebbe non durare, sappiatelo. Allora. Però diciamo che Isaac was good today è una sfida dove parti bello forte. Cioè parti con Isaac che tanto non ha le lacrime base perché sono più forti. Spari anche più veloce, spari più lontano e hai 2 cuori in più di vita. Quindi parti già ben messo. Parti già abbastanza ben messo. Allora, su di qua. Vedete, poi possiamo. Voliamo, cioè soprattutto voliamo. Che è una figata, specie per raccogliere roba. Perché il volo, sì, il combattimento in questi casi è utile perché puoi nascondere dietro le pietre, farti questi movimenti strani, è vero. Però ragionate, tante volte le cose sono tipo in mezzo a un burrone o. Vabbè, questo l'ho fatto colpire io. Sono in un burrone o cose così. Volando potremmo prendere qualsiasi oggetto che ci sia sul schermo. Perché ci sono delle spine? Fotte sega, voliamo. Qualsiasi cosa, fotte sega, voliamo. Quindi non ci sono problemi. Allora, ne ho già parlato sul video di questa settimana di Inazuma Eleven, il video maledetto, quello che è venuto senza audio. Una schifezza. Grazie per aver pazientato per quel video. Anche avermi scritto bel video. Sì, fa schifo, ragazzi. Mi piange il cuore per quel video. Possiamo entrare nel negozio senza usare una chiave? L'ho fatto tentativo. Sì. Tanto, libro di Belial, assolutamente. Si può entrare nel negozio senza usare chiavi. Questa è una figata. Non posso comprare niente, lo sapevo, però. E rimane aperto. Carino, molto carino. Ho 3 bombe. Facciamo che ne uso due. Una la uso qua, una la uso sotto. Metti che ho culo. E trovo. No, vabbè, amen. Libro di Belaya, perfetto. Sapete che io sono felice adesso. Ragazzi, che caldo che fa. Comunque, stavo dicendo, ne parlavo nel video di Inazuma Eleven. Ne parlo su questi due, su queste due serie, ne sto parlando perché sono le serie che guardate di più. Quindi so che parlandone in questi due video, di prendere tutta la mia fetta di pubblico, diciamo, la ristrettissima fetta del mio pubblico. Dicevo, ho chiesto il vostro parere e nessuno si è espresso sino adesso su una nuova serie. Visto che Rogue Legacy sta per finire, sì, ok, devo ancora far uscire gli speciali che ho anche già annunciato, tra l'altro. Però non sto avendo molto tempo, ragazzi. Jesus Juice, ok. Aumenta il raggio, aumenta le lacrime. Perfetto. Cuore e scendiamo. Però, appunto, c'ho da fare, non sono ancora riuscito a far uscire gli speciali. E ho trovato il succo della cosa. Ho trovato, scontato e ho comprato Dragon Age Origins con Awakening e gli altri DLC. Allora, io l'ho preso per me, nel senso, l'ho preso perché io ce l'ho avuto su Xbox. Ce l'ho Dragon Age Origins su Xbox. E senza DLC però, senza nulla, sempre ancora senza niente. Ok,
È un gioco che mi è sempre piaciuto un sacco, secondo me è uno degli RPG più belli di questa generazione. Pillola? Sì, Tears Up. E dato che non ho RPG su questo canale, a parte Dark Souls che però l'ho messo in pausa un po', perché comunque ho notato sì, ok, l'avevo già detto qualche volta, che io anche se nessuno lo guarda lo volevo continuare, è vero. Però fare qualcosa che non apprezzate, capisco che non è bello. Perché sembra che io dico, vabbè, io faccio quello che voglio, me ne frego di voi. No, se apro un canale su YouTube è per far qualcosa che piaccia alla gente. Se vede che questa cosa non piace, non la faccio. Se un giorno mi richiederete di continuare Dark Souls, più che volentieri. Anche perché mica vado avanti, cioè il salvataggio è quello, giocherò con altri personaggi. O giocherò due. Ok, quindi sarebbe la mia prima serie RPG sul canale. E Dragon Age mi sembra un ottimo titolo con cui iniziare. Anche perché cioè, ha un buon sistema di combattimento, abbastanza tattico anche, dove puoi mettere pausa, puoi scegliere come affrontare le situazioni, molto bello. E poi anche un buon sistema morale di scelte. Cioè, è bello. Quindi, volete che porti Dragon Age sul canale? Sì? No? Forse? Ditemi la vostra opinione. Io ovviamente ne tengo conto perché siete voi che guardate i video, quindi padroni miei. Ok? Corno dell'unicorno. No, sapete che è un feticismo per il libro di Belial? No. Libro di Belial. Ho una bomba. Facciamo esplodere la macchina delle donazioni che magari ci dà dei cuori o dei soldi. Mi servirebbero tutte e due. Vediamo. Mezzo cuore. Speravo qualcosina di più. Vabbè, amen. E dicevo quindi, vorrei la vostra opinione su Porto Dragon Age sul canale. Volete che ci giochi? Volete che faccia uno speciale? Potrei fare uno speciale. Il problema con giochi come Dragon Age, giochi RPG in generale, fare uno speciale tipo di inizio gioco. Non rende molto perché l'inizio del gioco di Dragon Age è leggermente. No, neanche troppo lento. Però comunque dovrei spiegare le meccaniche. Cioè, non. No, è la variante che non spona. Ottimo. Non è molto funzionale un gioco del genere per fare uno speciale di pochi minuti. Perché dovrei spiegare le meccaniche, dovrei spiegare come funziona, spiegare i menu. Cioè, fare uno speciale. O vi faccio uno speciale veramente tipo di mezz'oretta. E ok, allora ci posso stare. Se no, provo a fare un episodio. Se mi dite, ma sì, dai, prova. Allora, potrei dare questo. Un cuore per la coda di gatti, perfetto. E abbiamo 10 centesimi. Io al negozio ci vado. Ho 4 chiavi. Metti che trovo qualcosa di scontato. Metti con sto culo. Sì, scusate, ogni tanto vi do del tu, ogni tanto vi do del voi, perché mi confondo io. Io penso sempre di parlare con nessuno, con una persona, e quindi a volte del tu, a volte del voi. Scusate. Quindi, volevo appunto sapere, Dragon Age lo volete, non lo volete, volete vedere com'è, volete che faccia una prova? Ditemelo. Secondo, nel caso vogliate che io giochi a Dragon Age, dato che è un gioco ovviamente RPG con risposte a scelta multipla, si può giocare in tanti modi. Si può giocare da buono, da cattivo, da neutrale, diciamo, da persona un po' più cinica, ma non così tanto. Io faccio sempre personaggi buoni. Io sono buono. Ogni personaggio che ho mai giocato in penso qualsiasi gioco l'ho fatto buono. Fin dove era possibile, ovviamente. In Mass Effect mi sono sempre sforzato di dire: no, vabbè, dai, sta partita la rifaccio con Shepard e lo faccio rinnegato, così vedo come. No, non riesco. Faccio due o tre risposte da rinnegato, poi mi piange il cuore a farle e niente, e cambio e divento buono di nuovo. E quindi cancello perché no, c'ho quella da super buono. C'è già un sacco di partite da buono. Questa non mi piace. Ok, dovrei ucciderne un po'. Esatto, soprattutto il campione che mi turbava.
I bastardelli sparano attraverso i muri, eh. Quindi volevo sapere da voi come volete che approcci il gioco. Cioè, se volete Dragon Age, ovviamente, sempre nel caso che vogliate che ci giochi. Ci devo giocare da buono, da cattivo, da un po' e un po'. Ho appena detto che mi piange il cuore giocare da cattivo. Sì, però se vi fa piacere, io mi immedesimerò il più possibile. Cassa rossa. Bene, mo' che attacco. Quindi non pensiate che no, allora non gli diciamo di giocare cattivo perché gli dà fastidio e quindi non giocherebbe bene. No, ho sempre voluto giocare da cattivo, diciamo. Sarebbe uno stimolo per provarci. Quindi ditemi, oh bene, come dovrei giocarci. E sempre, sempre che ne avete voglia, sempre, come devo iniziare? Cioè, nel caso non conosciate Dragon Age Origins, è un gioco di ruolo, come al solito, con varie classi e varie razze, le cosiddette origini. In pratica il gioco sarà uguale per tutti, più o meno. E la differenza più grande la faranno le nostre origini. Cioè, se sceglieremo di essere, ad esempio, ci sono tre razze in Dragon Age, sono gli umani, gli elfi e i nani. Gli umani sono umani, nel senso umano, può essere umano nobile. Se tu giochi con un umano che è, ci sono, scusate, tre razze e tre classi. Le classi sono mago, guerriero e ladro. Boh, facile, semplice, veloce, pulito. E tu puoi giocare con l'umano. L'umano è nobile. C'ha, diciamo, la caratteristica, le sue origini sono tipo umano nobile. Se invece, sempre che l'umano sia guerriero o ladro, se è mago, il mago è particolare, il mago a mago, non cambia nulla, il mago a mago. Il mago, che sia umano, che sia elfo, ad esempio il nano non può essere un mago, che sia umano, che sia elfo, ha le proprie origini, il mago. Telepil, oh, boss, va bene. Ha proprio una storia a parte il mago. Era un XL. Non me ne ero reso conto. Vabbè. Quindi, le combo diciamo che possono essere. Se volete che io prendo un umano, l'umano può essere tutte le classi che volete. Può essere mago, può essere ladro o può essere guerriero. Se però volete che io faccia le origini dell'umano nobile, dovete scegliere o ladro o guerriero. Perché l'umano mago ha le origini da mago. È una cosa un po' complicata da spiegare. Con un'immagine sarebbe spiegato tutto in un attimo, però. Se volete, magari guardate un gameplay da qualche parte, l'inizio, giusto? Qualcuno vi spiega bene le cose. O comunque poi, se mi dite solo, sì, va bene, giocaci. Ma non mi dite origini, io vi spiegherò tutte le origini. Perché così almeno vediamo un po' come fare. Poi magari se dopo il primo video mi dite no, vabbè, questa origine qua non ci piace, dopo il primo video appunto aspetterò un attimo le reazioni e cambieremo subito origini. Tanto il bello delle origini è che si possono. Sono tutte diverse le storie. Bombsarchi, erano uguali. Sono più o meno tutte diverse le storie, quindi non annoia giocare a tutte le origini, perché comunque sono molto carine. Poi nella storia in sé non avranno un gran peso, cioè sì, se siete un elfo vi riconoscono come elfo. Siete un nobile, qualcuno vi può riconoscere come nobile, ma poca gente. Cambia proprio poco. Quindi, i nani, ve l'ho detto, non possono essere maghi, possono essere solo guerrieri o ladri. Per i nani, abbiamo due origini, cioè il nano nobile o il nano, tipo, non povero. Il nano, la luna ci porta alla stanza segreta. Sì. Il nano tipo, del ghetto, non del ghetto, il nano dei bassi fondi, diciamo. Cioè, voi siete non siete un nobile, siete uno senza titoli onorifici, siete un poveraccio, e diciamo che il vostro background è quello. Questa è una telepil che me la tengo, nel caso dovessimo trovare la stanza di error. Ok. Qui cosa c'è? Cassa. No, la lascio lì. Bene, bene, bene. No, bene, un cazzo. Questa stanza qui è bruttissima. Facciamo che uso Belial, tanto prima del boss ho tempo di caricarlo. Ok.
E dicevo, il nano può essere guerriero o ladro e può avere le origini nobile o diciamo straccione. Diciamo straccione. Cuori pieni, ok. C'è una macchia delle nozioni più in là, mi sembra di ricordare. Mentre l'elfo è quello che ha più scelte. L'elfo può essere appunto mago o può essere elfo di città o elfo dei boschi. L'elfo di città ha la particolarità che gli elfi sono gli schiavi degli umani. Non chiedetemi perché, perché la storia di Dragon Age, del mondo di Dragon Age è particolare e si spiega attraverso il gioco. Quindi dovrei spiegare perché gli elfi sono schiavi, è difficile. Nel caso scegliessimo gli elfi, o comunque anche andando avanti nel gioco, si scopre perché, si capisce perché. Quindi l'elfo di città sarà praticamente una specie di schiavo degli umani, più o meno. Cioè sarà un elfo che vive in un'enclave, in una città umana, dove gli umani fanno quello che vogliono degli elfi. In pratica è così, è un po' brutto, ma è così. Belial da morire qua. Allora, devono morire in fretta queste, sapete che tante in una stanza sono brutte da avere. Ok. E mentre l'elfo dei boschi, vabbè, è un spensierato elfo dei boschi che, vabbè, fa robe. Fa robe. Però comunque siete un elfo nato e cresciuto libero. E potete ovviamente farli, però solo guerriero e ladro, perché il mago elfo ha la storia dei maghi. Punto e basta. Quindi le origini più o meno ve l'ho spiegate molto male, ve le riassumo velocemente. Allora, l'umano può essere nobile se ladro o guerriero. Le origini invece del mago sono del mago, che sia umano o che sia elfo. L'elfo può essere guerriero o ladro o mago, ma le origini del mago ve l'ho già dette con l'umano. Se fate un elfo, ladro o guerriero, potete scegliere elfo di città o elfo dei boschi. Il nano invece non può essere mago perché i nani non hanno affinità con la magia e potete solo ed esclusivamente essere ladro o guerriero. Ma le origini del nano possono essere nano nobile o nano povero. Punto. Riassumendo è così. Poi ogni personaggio si può fare il background alla fine, non è troppo importante, ve l'ho detto. È proprio una cosa delle origini. Sono la prima oretta di gioco, diciamo, che ti cambia del tutto praticamente. Poi il resto è simile. Quindi volevo sapere cosa ne pensate. Così, per avere un po' di interazione, di non fare una serie che non vi piaccia, ve lo chiedo subito. Comunque, cagate a parte, sbagliatissima sta cosa, dovrebbero uscire nella prossima settimana due, addirittura due, faccio il pienone settimana prossima, due speciali dello Zetto. Uno, che è quello che ho già girato da mo' e che non ho ancora avuto il tempo di mettere sul canale, che vabbè. Il secondo sarà, come mi avete chiesto, su Super Meat Boy. Sarà una cosa cortina, 10 minuti. Tanto Super Meat Boy è un gioco che, se vi piace come lo gioco, lo capite nei primi 2 minuti. Già 10 sono troppi, forse. Però ho già girato anche quello e sono 10 minuti. Non finisco il primo mondo perché in 10 minuti non ce l'ho fatta, arrivo tipo sino a tre quarti di mondo, una cosa del genere. Allora, negozio sicuramente. Quindi, settimana prossima escono questi. Ah, senza abito da suora è inutile, lo sapete, vero ragazzi? Il libro delle rivelazioni, da un cuore di fede. È carino, ma senza abito da suora è inutile. No, tengo Belaia. Devo fare danno, vita ce n'ho abbastanza. Ok. Facciamo il boss e poi andiamo a giocare con l'arcade. Tanto non è mamma. Non credo sia mamma. Se è mamma mi sparo. C'ho le telepis comunque. Anche se è mamma non mi fa problemi. Chi è? The Hollow. No, va bene. Niente di che. The Hollow campione. Vabbè, non è importante. Ah, The Hollow campione sparano. Ok, va bene. Mi turba solo che ci sono tanti sassi e li colpisco poco. Tutto lì. Poi Hollow è facile. Ecco, meno che. Che? Ok. Bella questa variante. Bella. Che spara e quando muore un pezzo escono i vermetti.
Cazzo, bella, pericolosissima. Sono morto quasi. Mamma mia. Uff. Ok. Vita, grazie. Ne avevo bisogno. Ok. Allora, andiamo a donare metà cuore qui sotto. E andiamo a prenderci il cuore là e poi entriamo nell'arcade. E vi taglio, come al solito. E quindi, settimana prossima vi esco con questi due belli speciali. E sto andando avanti come... se i piani li ho rispettati, perché sto registrando di mercoledì questa volta, Isaac dico, domani, no. Giovedì, quindi domani da quando sto registrando, ma l'altro ieri da quando vedete l'episodio, dovrebbe uscire Metal Slug parte 2, già girato da tempo, anche questo però l'ho anche già montato, quindi devo solo metterlo a cuocere su YouTube, diciamo, e vai. Quindi sono abbastanza tranquillo su quello. E ho visto che vi è piaciuto, sono contento, perché è una serie che mi... ci tengo, quella è proprio una serie che mi piace molto. Ok, allora, soldino. Metto pausa, ci rivediamo tra un attimo. Ciao! Ok ragazzi, eccomi qua. Allora, jackpot direi. Bloodbag. Scatol. E qui adesso è una cosa difficile. Abbiamo trovato Joker, che ci porta dalla stanza dei patti con Satana, che in questo caso era un Krampus. Va bene, ok. Non è niente di... alla fine Krampus è un potenziamento d'attacco, capiamoci. Il carbone fa male solo dopo un po' che la lacrima viaggia. Però se ogni tanto vogliamo giocare sicuri, o comunque tanto non è una cosa che se spari da vicino fai meno danno di adesso. Spari da vicino ne fai tanto come adesso, spari da lontano ne fai di più. Quindi è un aumento di danno alla fine. Non ci si sputa sopra. Certo, se c'era un patto con Satana ero più felice. Questo non lo posso negare. Però... cavallo nato non si guarda in bocca, ragazzi. Ok. Allora... carbone. Bene. Adesso torniamo all'arcade perché è pieno di roba ancora, eh. Ho usato un diavolo e basta. Abbiamo due telepills, un altro diavolo, abbiamo un sacco di roba. Allora, telepill. Ok. Scusate che sarà una cosa un po' lunga magari, però sapete, se trovassi adesso la stanza di Error avrei sfruttato a bestia, cioè, a bestia, oddio come parlo. Avrei sfruttato benissimo questo piano e avrei anche trovato un potenziamento, cioè, sarebbe una bella vittoria, diciamo. E intanto, così, per intrattenere, volevo parlarvi di una cosa. Non ci ho pensato mentre stavo giocando, ma mi è venuto in mente adesso. Se volete Meat Boy... cioè, argomento Meat Boy. Dov'è l'altra telepill? C'era, eh? Infatti è lì. Telepill. No. Arena. Niente. Va bene. E dicevo, Meat Boy. Se volete, io posso giocarci senza commentare, perché tanto alla fine è un gioco che non fa molto. Cioè... o almeno, se vi diverte, cioè alla fine io non dico nulla. Vedete, qui abbiamo un altro diavolo. Ci prendiamo la freccia di Isaac perché ogni tanto ci potrebbe ripristinare mezzo cuore. Qui abbiamo un sole che è bellissimo, un mago e un eremita. Sono tutte ottimi tarocchi. Ma il diavolo ci può dare un patto con Satana al prossimo piano. Quindi porto lui, non il sole. Solo per questo. Solo per questo. Per essere sicuro di usare un patto con Satana. Perché Krampus non dovrebbe più uscire. E dovremmo trovare un... sicuramente un buon patto, cioè il patto, il martio, il brimstone, qualcosa troviamo, per forza di cose. E stavo pensando, posso registrare una partita di Meat Boy e comunque sopra la partita, perché stavo pensando di farlo mentre gioco, ma no, perché Meat Boy serve concentrazione, cioè è un gioco difficile dove se sbagli il saltino hai perso, quindi no. Devo proprio starci concentrato dentro. Stavo pensando, mentre
Il video va, io ci registro sopra l'audio, quello lo posso fare. Joker. Brimstone, eccolo qui. A posto. Speriamo bene. Ok. Mezzo cuore non mi serve. E ci posso registrare sopra delle mini recensioni. Qualche tempo fa, durante una partita di Isaac, tra l'altro, vi avevo parlato di Battle Royale. E qualcuno di voi mi ha chiesto, non mi ricordo chi, quindi non vorrei dire un nome per l'altro, siete in quattro alla fine, cioè, non ce ne sono tanti di nomi, però no, non vorrei comunque sbagliare, quindi sto zitto. E qualcuno di voi mi ha detto, ma perché non fai dei gameplay di qualcosa con sotto te che parli di giochi, fumetti, libri? Lo faccio già, perché alla fine mentre gioco ad Isaac o a Rogue Legacy, spesso. Oh, due libri dei peccati. Vabbè, ci danno qualcosa. Cuore rosso. Speravo di meglio. Ok, il libro dei peccati fa solo questo: ti dà un oggetto a caso. Non è niente di che. Però se è un oggetto gratis me lo prendo, eh. Ok. Quindi potrei fare sta cosa. Mentre gioco a Meat Boy, vi parlo di un fumetto che a me piace. Di un film che ho visto che secondo me è da vedere, su mie opinioni, semplicemente, cioè sono proprio tutte cose assolutamente mie. Ovviamente come al solito non prendete le mie parole come oro, posso dire cagate tranquillamente, specie quando gioco e parlo insieme. Bene, Envy campione dall'inizio, sarà una figata. Saranno miliardi di pezzettini ovunque. Che gioia. No, vabbè, dai. L'abbiamo obliterati col Brimstone. Olè. Cerchiamo di non farci colpire, sarebbe bello. E giù. Mamma mia. E oppa. Quindi, mentre gioco a Meat Boy, e sotto vedete Meat Boy che va, io potrei parlarvi appunto dell'ultimo fumetto che ho letto, o non, magari non dell'ultimo, di un fumetto che mi è sempre piaciuto a me, e magari voi non l'avete mai letto, e avendo gusti simili ai miei, potrei tranquillamente farlo. Perché alla fine, Meat Boy, ve l'ho detto, secondo me non è una serie che si presta molto al live commentary, perché non c'è molto a dire. Cioè, non è un trovo la roba, schivo il nemico, no, c'è pieno di robe in giro da schivare, e io devo saltare sui muri. C'è poco da dire, c'è molto poco. Però ditemi voi, se volete io sono disposto a farlo. Questa è una cosa che sono dispostissimo, perché Meat Boy mi piace giocarlo, mi piace giocarlo standoci attento soprattutto, cosa che non potrei fare facendo un commentary, o comunque giocherei un po' peggio del solito, non è che non sono un pro e non ho mai finito Meat Boy. Sono arrivato, mi sembra, tipo al terzo mondo, film. No, forse al quarto. Non mi ricordo. No, sicuramente sì. Tre mondi li ho fatti sicuro. Non mi ricordo se ne ho fatti anche quattro. Vabbè. Tre mondi li ho fatti sicuro. Quindi non sono un mega pro. Quindi mi serve concentrazione. E se vi va, nel mentre posso tranquillamente parlarvi di un fumetto. Cazzo, non mi ricordo che era Double Beast. Fumetto che mi piace, libro che ho letto l'altro giorno, serie TV che secondo me è una figata. Ditemi, io sono dispostissimo a farlo. Per me, anzi, è un piacere condividere con voi, oltre che le mie passioni di videogioco, le mie passioni di fumetti, libri, serie TV, che poi nel senso. Sono. Allora, devo cercare di fare ciò. Ok, no. Qui, vediamo, devo rompere il sasso lì a fianco. Devo rompere il sasso a fianco a lui, senza uccidere lui, ovviamente. Tipo qua, qua. Ok, no, così libero i suoi oggetti. Cazzo, bel trip. Vabbè, vabbè, vabbè. Tanto sono pieni di cuori rossi in giro, ho visto. Ok, ragazzino. Posso darmi oggetti del patto con Satana, per quello ci caccio tutti i cuori che ho. E quindi ripeto, è una cosa che mi piacerebbe anche molto da fare.
Quindi ditemi cosa ne pensate, come al solito scrivetemi qua sotto o in posta. Se qualcuno mi scrive in posta, sinceramente non è che mi dà fastidio, ma quasi, perché non mi arriva nessun messaggio sulla posta di YouTube come messaggio privato, diciamo. Non so dove arrivino le notifiche che mi è arrivato un messaggio privato, perché quando mi arrivano non mi arriva nessuna notifica. Cioè sono io che tipo ogni 2 o 3 giorni mi prende il girbizzo di andare a vedere i messaggi privati. Quindi potrei non rispondervi magari a tempo, cioè magari posso rispondervi dopo 2 giorni. Se lo scrivete in un commento è meglio, perché mi arrivano sempre le notifiche dei commenti, ci metto un attimo a leggerle. Boom. Wow, ok. Morta la testa, il corpo non è niente di che. L'Headless Horseman è veramente facile. Mi spiace che dà quella cagata lì, mi spiace di quello. Qui l'abbiamo già visto, esatto. E ci abbiamo un cuore, ok. Andiamo a sacrificare il ragazzino. E... Ok. Ok. Ragazzino, tears up. Diciamo che mi accontento. Non lo faccio esplodere come farei con un ragazzino normale, perché al contrario di quelli normali che ti posso comunque dare qualcosa, i ragazzini demoniaci, ovviamente non si riapre, ovviamente. Il pony, yeah! Ma volo già, quindi non serve a nulla. Giù. Al contrario dal ragazzino normale, che comunque ti lascia tipo una monetina o qualcosa, il ragazzino demoniaco, quando fatto esplodere con le bombe, lascia 2 ragni rossi e basta. Quindi non è utile ucciderlo. Un'altra libreria, ne stiamo trovando un. Oh, che brutta giocata! Stiamo trovando un sacco, grazie, forchetta. I feti. I feti. Che lisciotto col Brimstone, quindi è buono. Molto buono, full vita, ottimo. Boom! Ok. Libreria. Book of Shadows. E Necronomicon. Necronomicon, sapete che è una figata, fa danno a tutti quelli nel piano. No, tutti quelli nella stanza, scusate. Qui scriviamo. Boom! Quindi dovrà ridurre a mezza vita. Ultra Pride. Forse, no, forse. Sicuramente l'abbiamo già incontrato perché ci dà la mano mancina, non l'abbiamo già trovata. Ultra Pride è una parodia di Macmillan. Questo è Macmillan. E quello che ho ucciso prima era Steven Hirsch, che sono i due creatori di The Binding of Isaac. E da persone brillanti come sono, si sono messi come ultra superbia. È bellissimo, è bellissimo. Si sono messi nel gioco come ultra superbia. E questo è veramente un genio. Un colpo di genio e di autoironia pazzesca. Muori? Ah. E ci daranno sempre la left hand, sempre. Chiave. Ok. Continuiamo a esplorare il piano. Poi sapete, il mio piano è questo. È il solito quando trovo una. Boom. È il solito di quando trovo una. Un'arena dei boss con un arcade. Cioè, finisco il piano, vado all'arcade. È il tap, figata. Do i cuori fino ad arrivare a uno. E poi vado all'arcade. Qua c'è mamma, quindi occhio. Ok. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto. E qui tutto a posto, andiamo su. Ok, come al solito il Brimstone ci salva la buccia, perché ci salva la buccia, perché c'ho culo che lo trovo. Da Isaac was good today, che eravamo un bel angioletto, adesso siamo un demone con corna e ali nere e una cacca sulla testa. È meraviglioso come cambiano le cose in The Binding of Isaac. Ecco, stavo dimenticando. Una cosa che volevo chiedervi, vi scoccia che io usi il Brimstone? Cioè, non lo so, sinceramente non lo so. È una cosa che vi voglio chiedere. Cioè, vi scoccia vedermi usare sempre i power-up forti? Cioè, ok, devo trovarli, è vero, devo trovarli. Però li sto trovando spesso ultimamente. E vi scoccia mica? Cioè, vedermi giocare tranquillo, perché con Brimstone gioco tranquillo, non sono teso come quando qualche partita fa non avevo tipo nulla e dovevo andare avanti con le lacrime normali.
Sì, la partita probabilmente viene anche più corta perché ci metto poco a finire la roba. Però ditemi, se secondo voi è un po' più noioso perché uso sempre le cose forti e vinco, ditemelo. Posso evitare di prenderle ogni tanto o prendere un'alternativa? Candela. Ecco, ad esempio, la candela sarebbe fortissima. Però ho già il brimstone che è un getto e quindi mi tengo Belial. Ok, abbiamo esplorato tutto, quindi come al solito qua abbiamo anche un sacco di cuori rossi. Di uno, due. Ho paura che esploda prima che noi arriviamo a un cuore. Ho questo timore. Vediamo. No, no, c'è pericolo. C'è pericolo. Allora, andiamo giù dall'arena e l'apriamo. E vediamo cosa c'è. Arena dei boss vuol dire power up. Quindi ne vale sempre la pena se potete, ragazzi. Ne vale sempre la pena. Quindi fatemi sapere per la roba dei power-up gravi cosa devo fare. Era anche una vita in più, quindi ne vale molto la pena. Ne vale molto la pena. Ok. E tu muori. Pip, uno dei boss che odio di più. Non perché sia particolarmente forte, ma perché... Dato che tu esisti, esiste Bloat, che è la sua variante diversa. Volando, tra l'altro, non è assolutamente un pericolo, eh. Cioè, l'unica cosa difficile sono gli occhi orbital, ma orbitano così piano che... The Bloat, se non vi ricordate chi è il boss, è Pip, praticamente, che non lascia urina per strada, lascia sangue e... come si dice? Non spara le palline gialle, spara raggi tipo Brimstone. E li può sparare, diciamo, in basso o a tutti e due i lati. È estremamente difficile da schivare e attaccare. In più, dall'inizio gli occhi girano e si attaccano. È difficile. Quindi, seconda pausa, ragazzi. Ci vediamo tra un attimo. Ciao! Ok, ragazzi, scusate, ma è un quarto d'ora che sono qui. E non ci ho regalato un ciufolo, mi sono rotto l'anima e l'ho fatta esplodere. L'unica cosa che ci ho tenuto è una telepis. Che non mi è neanche utile perché non lo so se la stanza di Error ci può essere la mamma. E comunque io mamma la voglio affrontare, quindi ciccia la pelle. Ciccia la telepis, mi porto dietro la forza. Allora. Mi è partito il cavo dell'alimentazione, ok. Stava per spegnersi tutto. Allora. Oh, siamo messi bene come al solito. Trovo il Brimstone, una partita tranquilla. Mamma. Allora. Mamma rossa. A posto. Deraia. Essendo veloci, potendo volare, mamma rossa è la cosa con meno problemi che possa esistere. Cioè, se vi fa danno il piede siete veramente scarsi, se devo ammetterlo. L'occhio è facile che faccia danno perché esce ogni tanto e vi spara. Vabbè, ok, anche se non volate può farvi danno il piede, perché magari l'occhio vi incastra e rimanete in mezzo alle pietre. Ma se volate, cioè, continuate a fare destra, sinistra, l'ombra del piede scende e schivate. È relativamente facile, secondo me. Judgment, ragazzino. Buono, ragazzino che volevo, perché il ragazzino demone potevo dargli poco. Ok. Che me dai, ragazzi? Il sole. Sacca di pillole. Bombsar Key. No. Non la so. Tears Up. Questa è... Bad Guess. Vabbè, ok. Le usiamo tutte e due, tanto. Va bene, ok. Adesso qua c'ho forza e sole. Sole. Forza mi dà un piccolo aumento di danno, ma c'ho già il libro di Belial per quello. Sole mi ridà tutta la vita. E fa danno a tutti. E mostra tutto il piano. Cioè, è forte, eh. Libreria. Allora. Forse non lo sapete perché non me ne mai... Porca vacca. Perché con me due Gurdy senza che ci siano impedimenti nella stanza
sono difficili da gestire perché partono quando vogliono e attaccano ovunque. Ok, uno almeno è morto, uno da solo si gestisce. Ok. E non so se con voi è mai successo, non credo. La libreria, quando esaurisci tutti i libri che ti può dare, cioè tutti i libri che hai sbloccato che ti può dare, quindi, dà due power-up normali. Cioè, è un ottimo modo per prendersi power-up in più. Cioè, invece di due libri, vi darà due power-up. Potrebbe darvi qualsiasi power-up, tra l'altro. E questa è una cosa figa. Però finché c'è solo un libro, vi dà due copie dello stesso libro. E penso che qualcun altro ci sia. Il libro di cucina l'ho preso, però. Bell'aia l'ho preso. Forse c'è rivelazioni, perché è apparso ma non l'ho preso. Infatti. Ok. Se compravamo il libro delle rivelazioni, questi erano due power-up bonus. Porca vacca. Vabbè. Non fa niente. Qui ci dovrebbe essere Grid, che sta cippa, che lo affronto a caso, perché non mi può dare niente. L'unica cosa che mi può dare è lo Steam Sale, che non me ne frega una minchia, perché negozi non ce ne sono più. O può darmi tanti soldi, che uno ho già, e due non mi frega una minchia, perché i negozi non ci sono più. Ritorniamo sempre alla stessa cosa. Quello esplode, questo esplode. È bello quando riesci a farle a catena, però, eh? Quando ne tocchi una e saltano in aria tutti. Pensavo di ucciderne tutti, sinceramente. Però devo starci un po' di più sopra. Ok. Arena normale. Però nell'utero, nel womb che sia. No. Nah. No, non ho preso danno. Va bene. Ah sì, forse ci ho ricavato una Pretty Fly all'arcade, forse. Sì, però devo avere ancora mezzo cuore per poter entrare. Mi continua a cadere la cuffia. Sì che non è importante perché l'audio è così forte per farvi sentire qualcosa a voi del gioco che anche se appoggiassi la cuffia per terra sentirei. Però è proprio una questione di fastidio perché la sento che scivola dall'orecchio. E quindi mi turba l'anima. Morite parassiti. Ho detto morite. Bravissimo lui. Bravo ciccio di mamma, bravo. Mi serve quel mezzo cuore. Di grazia. Tu muori. E tu anche, che fai? Ma niente, forse eri più resistente. Nessun cuore. Morte. C'è quasi sempre morte qua. Quasi sempre. Belaia. Evoca le falci. Pensavo ne evocasse solo due. Rallenta il tempo. Che non ha sto grande effetto, devo dire. Non dura una minchia e ti rallenta veramente di poco. Ecco, questo quello che era questo che volevo facesse. Che incubo, ragazzi, affrontare morte senza avere il brimstone. Perché i cavalieri in mezzo a combattimento non sono proprio la cosa più bella da poter avere, eh. Io la vita di questo cavallo, sinceramente, non la capisco perché gli fai tantissimi danni ma non muore. Cioè, a volte muore dopo niente, a volte dopo ere geologiche. Ho sbloccato una benda. Perché? Non lo so. Non lo so. Ho sbloccato una benda. Che è un riferimento. Sono un idiota incredibile. Vabbè. La bandage è un riferimento a Super Meat Boy. Perché la fidanzata di Meat Boy si chiama Bandage Girl. E l'effetto che ti fa prendere un'altra libreria. L'effetto che ti fa prendere la bandage nel gioco è il fiorellino che ha. Ah, un Meat Boy livello 3. Ma che carino. Non me ne ero accorto. Vedete, Meat Boy livello 3 non è come quello di Meat Forever, è piccino. È carino lui. Ok. Tu sei? È il tap. Bene, c'ho anche un cuore per riempirla. Va che culo. Libreria, e a meno che non ho preso una cantonata pazzesca, dovrebbe essere. Pericoloso.
Dovrebbe essere quella con tutti i co tu tutti come cacchio si chiama. Dovrebbe essere quella con i power up. Poi magari sono io che non mi ricordo che mi manca ancora un libro, eh. Esatto. Mi mancava ancora un libro. Telepatia per stupidi mi manca. Vabbè. Amen. Allora. Voi morite. Tu anche. Ok. Cancro. Aumenta la velocità delle lacrime. Ottimo. Direi ottimo. Tazzarola. No. Ok. Potrei andare all'arcade, sacrificare vita fino ad arrivare a un cuore per andare a fare l'arena dei boss, bla bla bla. Sì, lo so, potrei anche curarmi col sole per avere quella vita di nuovo, bla bla. Sì. Sono messo bene, non vale la pena ridursi a niente di vita, anche se poi lo posso ricaricare col sole, ma preferirei farlo quando necessito di farla quella cosa, non perché la provoco. Non ne vale la pena. Quindi, boss. It lives. Che ricordo non è il nostro obiettivo, eh. Il nostro obiettivo è Satana. Libro. Bra. Muori. Aiutiamoci con delle bombe, anche se Meat Boy mi turba le bombe, perché le sposta con i calci. Ok. Boy. Bra. Meat Boy, stai lì, da bravino. Stai lì. Il problema è che la sgancia. Appena lei torna su, sgancia l'obiettivo e torna da me. Pensavo morisse al primo colpo, dico Fly. Ah, in furia, ottimo. Quindi la posso martoriare. Tu, Meat Boy, stai lì da bravo. Whoop, schivate. Muori. 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 Ok. Inferno. Quello non è un patto con Satana, è quella la porta che ti porta all'inferno. Per chiarire perché. No, tra l'altro lo sapete perché nel gameplay, quando non avevo ancora sbloccato la porta diretta, ci sono arrivato direttamente all'inferno. C'è una libreria. È una cazzata, ragazzi. È una cazzata enorme andare a prendere quella libreria. Perché non serve. Perché potrei andare dall'altra parte, perché il boss è di là. Però stavolta voglio vedere se avevo ragione. Cioè, che avevo ragione. So che avevo ragione, nel senso che ci sono i power-up normali. Volevo vedere se sono avanzati altri libri. Cosa che non credo. Poi vita ne abbiamo. Oh, ho anche azzeccato la direzione. E poi per affrontare sti nemici qua. Non ci vuole molto, eh. È la versione di Fistula con le mosche boom. È lentissimo, è difficile che colpisca. Visto? Eh? Eccolo qua. Abele, che è un famiglio che orbita dalla parte opposta dell'asse X e Y rispetto a voi, vedete? E spara nella direzione opposta a cui puntate. Cioè, sto puntando in giù e lui spara in su. Io punto a sinistra, lui spara a destra. È inutile praticamente. Il mini mash che mi rende più veloce ma mi diminuisce il danno. Vabbè, noi lo prendiamo. Cioè, così. Minchia, come siamo piccini. Ok. Facciamo un po' meno danno, ma fotte sega. Direi che Satana lo devastiamo comunque. Mi auguro. Bomba. Quindi devo andare qui su. Gioco, mi stai dicendo questo? Speriamo che gli altri rimangano fermi. Perché se tutti e tre partono insieme, perdo il controllo. Cioè, non capisco dove stia andando uno, dove stia tornando, robe così. Altre casse dorate che mi danno il carro. No, preferisco il sole, ma di gran lunga. Brum. Vita! E vai. Vedete che la coda di gap è stato un ottimo investimento. Due grid? Così me lo dici, gioco? Così in faccia proprio? Gentili. Due grid sono avversari che di solito si affrontano all'ultimo livello, non a questo. Vabbè. Grazie per lo Steam Save, veramente prezioso. Cacchio. Muori. E muori. C'ho una schivata velocissima.
Loki! Due Loki interi, non doppio Loki. Perché sapete che c'è anche doppio Loki come boss. Sarebbe il Loki tagliato a metà. No, no, qua sono proprio due Loki interi. Non che cambi praticamente nulla. Sì, esplodi! Sì, esplodi! Godo quando gli faccio esplodere in faccia le mosche. È proprio una mia vittoria personale. Sei morto. E prossimo colpo sei morto. No? Adesso. Ah no, pensavo fosse quella esplosiva. Vabbè. Potrei andare a recuperare il cuore, ma fotte sega, ce la facciamo. Confido nelle mie capacità. C'ho anche una cura completa. C'ho anche il libro di Belial. C'ho tutto quello che volete. Boom! Come al solito, The Fallen lo accogliamo sempre con questo caloroso boom venuto. Ho detto boom venuto. Scusate. Quando provo a fare simpatico è veramente brutto, vero? Eh sì. Allora, cazzate a parte. Martoriamo The Fallen. No! Non l'ho visto. Ho perso uno, due, tre. Due cuori nel farlo, eh? Va bene. Quando scendo, perdo ancora due cuori e mi curo. Ok. Siete sempre belli lontani, grazie a Meat Boy che lo continua a massacrare. Cazzo, boia. Allora, il sole lo uso adesso. Sì, lo so, ho due cuori, lo so, ne sono conscio della cosa. Però ho paura. Ho paura di non accorgermi di aver preso un danno e di morire. Quindi, chi se ne. Tanto ce la faccio. Non è un problema. Sbagliatissimo. Sbagliatissimo, ok. Bisogna sempre continuare a muoversi contro questo boss. E non tornare mai sui propri passi come ho fatto io adesso. Boom. Hop, hop. Perfetto. Ci siamo. Counterfeit coin. Il penny contraffatto. È un trinket, ragazzi. E boom. Finito. Ok. Vabbè, dai. È andata bene come al solito, direi. Altra sfida. Zip. Ok, come al solito il finale. Ok. Allora, challenge. Zap! Isaac was good today. Fatta. Per la prossima puntata voglio che vi mi diciate cosa fare tra Lord of the Flies o un'altra partita con qualcuno che non ho ancora usato, che sinceramente non mi ricordo più chi siano. Eva mi sembra di averla usata, ne sono sicurissimo. Caino anche. Maddalena mi pare di no. Sansone mi pare di no. Mi pare. Vabbè, voi votate qualcuno, io lo uso, tranquilli. Quindi, anche per questa settimana è tutto. Fatemi sapere per tutte le cose, le miliardi di cose che vedete in questo video, ragazzi. Vi ho veramente caricato di roba da chiedere. Veramente chiesto di dirmi un sacco di cose. Quindi, da The Binding of Isaac è tutto, vi auguro una buona giornata e alla prossima ragazzi. Ciao!